Buonasera, benvenuti a Il Fatto del Giorno. Ospiti di oggi sono Davide Boni, consigliere regionale uscente, ma ancora consigliere regionale della Lega Nord, finché non verrà insediato il nuovo consiglio, giusto? Sì, giusto. Benvenuto, giusto. Buonasera, Davide Boni. Buonasera a tutti. E poi Francesco Rizzati, del Partito dei Comunisti Italiani. Esatto. Che si è presentato con... Allora, regionali non eletto, con Etico. Con Etico a sinistra, sì. Candidato al consiglio regionale e fa parte della squadra di coloro i quali non... Non so, no, no, poi ne parleremo. Nonostante la soddisfazione di aver avuto il capolista con il maggior numero di preferenze, purtroppo non ce l'abbiamo fatta per motivi diversi che adesso penso... Parleremo anche esatto. Di quello. Il titolo di oggi, da Maroni a Formigoni, che cosa cambia? Che cosa cambia nel governo di Regione Lombardia? Che cosa cambia nelle sensibilità del governatore? Ci sono vari temi, la sanità... C'è la macro regione del nord, c'è la crisi occupazionale, la crisi economica. Davide Boni. Io penso che, vabbè, al di là del grande battage che si è fatto sul 75%, oggi più che mai sia urgente. La prima cosa da affrontare è quella del lavoro, cioè, no, non possiamo nasconderci di fronte a questa cosa. Anche perché il passaggio al 75%, per cui questa grande... volontà di trattenimento del gettito fiscale in Regione Lombardia passa attraverso un procedimento istituzionale, come possiamo dire, un po' più lungo. Non è che se arriva Maroni, non è che Maroni può dire domani mattina tratteniamo il 75%, perché sennò portano via tutti, ecco. Voglio dire, questa roba qui. Trattamento sanitario. No, no, cioè, ci vuole un accordo, sì, con no, si inizia, secondo me, un percorso istituzionale per arrivare a questa cosa, però ci sono dei problemi contingenti e io credo che il problema dell'occupazione del lavoro e del rilancio dell'economia lombarda sia fondamentale. Almeno io farei così, io partirei, io credo che l'indicazione del presidente, del nuovo presidente della giunta regionale sia questa. Però nella sua testa c'è questa macroregione, poi lo sentiremo Maroni al microfono sì. Appena insediato, cioè appena eletto. No, ma guarda, io penso che... Che cosa cambia, Rizzati? Ma penso che cambi qualcosa, perché adesso di là del fatto che comunque siamo all'interno di un panorama per la sinistra pesante, perché in Lombardia ci si sperava davvero, il fatto di non essere riusciti a dare un cambio dopo 17 anni, dopo quello che è successo in questi due anni di ultimo governo dei Formigoni, la speranza era alta. Non ce l'abbiamo fatta un'altra volta, quindi dobbiamo ancora rifare un ragionamento sul nostro insediamento e sulle modalità con le quali stiamo sul territorio lombardo. Ecco, io penso che possa cambiare qualcosa in positivo, nel senso che comunque il boccino non è più in mano a Formigoni, che ha sempre rappresentato un preciso modo di esercitare il potere, di condizionare comunque le realtà lombarde, le realtà economiche lombarde. Il fatto che adesso questo pallino passi nelle mani della Lega, secondo me, può significare tanto. E io non posso che condividere l'auspicio che Davide ha appena spiegato, perché è evidente che adesso, al di là delle grandi enunciazioni, 75% delle tasse, la macro regione, tutte belle cose che, diciamo così, affascinano il loro elettorato, non esattamente il mio, ma insomma il loro elettorato sicuramente sì, funziona, poi di fatto però sia loro che noi siamo tutti quanti di fronte a quella che è la realtà. E la realtà è una realtà economica disastrosa, con un numero di disoccupati pazzesco, 50.000 nuovi disoccupati in Lombardia solo nel 2012, quindi dobbiamo assolutamente partire da lì. Il fatto è che adesso, insisto, ci sia stato questo cambio di guida della regione, io voglio, mio desiderio, mettere in campo delle positività, cioè sfidare la Lega proprio su questa, diciamo così, sul modo, sulle modalità con le quali noi affrontiamo la crisi economica che abbiamo in campo. So che la Lega ha molto più sensibilità di Formigoni per quanto riguarda le realtà del lavoro, ha saputo interpretare nel corso della sua storia una parte importante della realtà economica lombarda. Ha rubato voti anche alla sinistra. Ha rubato voti anche alla sinistra, e non solo sul terreno della partita, certo. IVA, ma anche sul terreno, diciamo così, della rappresentanza operaia. Della rappresentanza operaia in tanti momenti dei nostri passaggi storici, in tante situazioni. Certo. Quindi, vuol dire, sfidiamoci su questo terreno che secondo me è quello più congeniale a loro e a noi. Pronto, potete telefonare allo 02-4801-0921 per dire la vostra su queste elezioni, su quello che secondo voi cambierà con un leghista a Palazzo Lombardia. Buonasera, come si chiama? Sì, pronto? Buonasera. Sì, buonasera, sono Tommaso, buonasera. Ciao Tommaso. Ciao Francesco. Ci dica Ciao, tutto. Davide. Ciao. Io volevo, scusatemi, parlare con Davide un attimo su quello che è successo in regione, no? Sì. Davide, scusa, faccio un'analisi molto breve, perché Maroni, che io rispetto e apprezzo soprattutto come Maroni più che
ho fiducia in Maroni più che come Lega, e devo dire che ha vinto Maroni queste elezioni, più che la Lega. Non so, poi mi dirai la tua rispetto a questo, perché la Lega tutto sommato ha preso meno voti del Movimento 5 Stelle. Perché? Perché ha preso il 13%, mentre la lista civica Maroni ha preso il 10%. Allora, che cosa cambia? Hai parlato prima di lavoro, tu sai che io sono un esodato, lo sa anche Francesco, e vorrei sapere che cosa farà la Lega su questi problemi. Poi lui ha promesso il 75% delle tasse in Lombardia, ha promesso che non ci fa pagare il bollo auto, ha promesso che ci dà le case, ha promesso una serie di cose, e vorremmo sapere, primo, se è vero che ha vinto la Lega o se invece è una vittoria dell'uomo, e poi qual è il programma della Lega rispetto invece a quelli che sono i problemi veri, cioè gli esodati, sì, i giovani precari e tutto quello che poi ne consegue. Grazie, ciao Francesco, ciao, buona serata. Grazie, continui a seguirci. Ma è naturale, io sono un militante della Lega Nord da 23 anni, per cui sono un nuovo partito, se mi infili in una lista civica fai la svelta a capire che sono un nuovo partito. Maroni è il segretario federale della Lega Nord, cioè noi non dobbiamo dimenticare questo passaggio. È naturale che la campagna elettorale regionale gioca sulla personalizzazione molto forte del candidato presidente. Ora, è un progetto quello dietro a Maroni governatore, e vede la Lega parte fondamentale, ma non unica parte, perché la lista civica, soprattutto su Milano, ricordava l'amico, ha avuto un grandissimo successo. Rispetto a questa cosa, allora, io posso parlare per la Lega, posso parlare per un presidente, per un governatore che è segretario del mio partito, perché non è il segretario della lista Maroni presidente. D'altra parte, credo che oggi bisogna fare uno sforzo molto forte. La questione di trattenimento delle tasse è fondamentale per avere fondi da spendere sul territorio. D'altra parte, noi stiamo anche pensando a un sistema previdenziale che sia fortemente regionalizzato. Cioè, noi il problema dell'esodato non può essere chiuso a livello nazionale, perché vediamo che a livello nazionale non siamo in grado di gestire questa cosa qui. Noi vogliamo fare un passaggio di questo genere. Qualcuno dirà: dove tirate fuori i fondi? Allora il punto è, ed è qui il cardine fondante del programma della Lega Nord, è che noi abbiamo delle spese, dei costi standard che rispetto a livello nazionale sono di grande risparmio. Questo dà la possibilità di smobilitare delle grandi risorse. D'altra parte, oggi mi sembra che lo stesso Maroni, pur non avendo fatto conferenze stampa e tutto il resto, già abbia rilanciato il patto tra noi, il Veneto, il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia. Sì, ha detto, il Nord ha una forza tale da poter condizionare le scelte del governo di Roma, specie se sarà, come sembra, un governo debole. Questa è un'interpretazione politica di Maroni. Comunque, chi ci sarà al governo dovrà fare i conti con i governatori, i presidenti di regione, chiamiamole come cavolo volete, scusate il termine, del Piemonte, della Lombardia e del Veneto. Formigoni è riuscito a sdoganare il termine governatore, per cui nessuno può più toglierlo. Sta di fatto però che l'amico Tommaso punta in un obiettivo molto chiaro. Perché quelli sono i problemi, Boni. Quando hai risolto questi problemi, parliamo della macro regione del Nord. Quando Maroni dice noi togliamo il bollo, no, noi togliamo l'IMU... Cioè, su quella cosa lì, qui abbiamo Rizzati che ci farà da pungolo tutti i momenti, perché non è che tu puoi dire noi togliamo l'IMU e poi fra tre mesi l'IMU non è tolta. Qui ci sono una serie di scadenze che ormai Guardate, per capirci, adesso di là delle, diciamo così, del fatto che Maroni comunque abbia compiuto un'operazione intelligente dal punto di vista politico, perché è chiaro che affiancare la Lega, che era chiaramente in difficoltà, perché quello che è successo nel 2012 per loro è stato un annus horribilis, quindi da questo punto di vista... È stata un'operazione, mi perdonerà Boni, io ieri ero in via Bellerio, in diretta l'ho chiamato un'operazione di marketing. Sì, però in questo caso è riuscito con questa operazione a tenere, diciamo, riagganciato un mondo che non è esattamente... Ma anche gli elettori arrabbiati con la Lega, che hanno voluto far pagare, e hanno votato, come ricordava ieri Boni, non è della lista, esatto, Alba Pugliese. Non è il mondo, diciamo così, della militanza leghista, certo. ma c'erano rappresentanti di più settori produttivi che hanno saputo, diciamo, certo, che magari non avrebbero votato Lega, però
con queste operazioni si sono, diciamo così, agganciati. Avvicinati a un percorso, a un processo che ha dato sicuramente dei risultati importanti, perché è chiaro che con quest'anno di difficoltà della Lega non era scontato che il loro elettorato venisse recuperato. E comunque, nonostante questo, abbiamo visto le difficoltà del PDL e della Lega. Poi uno che si presenta come presidente del Consiglio, come sindaco o come governatore o come presidente della provincia, per statuto, da qualche anno deve avere una lista civica col suo nome. Che lo sì, è un vezzo che non ho preso moltissimo, però vedo che funziona. Prendo atto e ci ragioneremo per il Sentiamo futuro. Sentiamo da casa cosa se ne pensano, poi vogliamo sentire Maroni, proprio le parole del nuovo presidente. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera signora, come si chiama? Buonasera, io mi chiamo Grazia e sì. Parlo da Milano. Prego. Volevo dire che la storia di Formigoni è stato un po' un ignobile mercato delle vacche, insomma, noi PDL vediamo l'appoggio e voi mi fate senatore. Poi adesso voglio vedere il presidente della regione Lombardia, che come il capo Berlusconi mi arriva a casa con l'assegno in bocca per l'IMU, per il bolo auto e per i 18 milioni, le macro regioni, tutte le palle politiche elettorali che hanno raccontato. Formigoni non può decidere niente, perché al governo c'è un'altra forza politica, a quanto pare. Certo che non può decidere niente, ecco. però lui governerà la Lombardia. Chi? Sì? Chi? E allora a questo punto, allora, ma diciamo chi è che la governa? Un'altra scusi, cosa, non l'ho la regione Lombardia la comanderà Maroni, però chi comanderà sarà sempre Silvio Berlusconi. Ma signora, lei, signora, grazie, no, lei ha una persecuzione, secondo me lei ha una persecuzione, sì, guardi, io perché la... io la sento ogni volta, anche se piove, la colpa è di Berlusconi. Beh, ma no, però il problema se vinte Bersani la colpa è di Berlusconi. Non ci tira tanto lontano, non ci tira tanto lontano. Beh, però scusi, cioè adesso il tema, ripetiamo, è un altro. Si chiama da Formigoni a Maroni, cosa cambia? Allora Pirovano, ragioniamo su questo fatto. Allora Maroni è diventato presidente, però ho letto un'intervista di Formigoni oggi in cui ha già posto alcuni paletti chiari. Per esempio, tanto per citarne una, l'assessorato alla sanità, che sappiamo essere il cuore pulsante dell'economia lombarda, per capirci, lo rivendica lui. Ecco, allora io da questo punto di vista un segnale di autonomia della Lega. Ma chi questo? Formigoni. Ah, Formigoni. Pirovano, lega le cronache. No, perché fa parte, io l'ho letto, infatti... Sì. Sì. Fa parte di un contratto, di un accordo politico. Ma lo dice Formigoni? No, lo dice Berlusconi Formigoni. Quando firmò quell'appoggio a Maroni. Berlusconi disse, allora voi quando governavate Lega avete avuto la presenza del Consiglio regionale, Cecchetti o Boni, avete avuto l'assessorato alla sanità, Bresciani. Sì. E quindi adesso noi chiediamo le stesse cose che avevate voi. Allora, o c'è davvero un cambio... Non è oggi, è una cosa di quattro mesi d'accordo. Fa. Però o c'è un cambio davvero di guida di questa regione, e il cambio di guida passa per alcuni passaggi fondamentali. Chi controlla la sanità, di fatto, è in mano le redini del... Che spavento. Cosa è successo? Niente. Fateci morire. Berlusconi. Dice. Berlusconi che... parlato male di Berlusconi. Minaccia gli strali come Zeus, stavolta mi ha colpito. No, ma allora il problema è che ci vuole questo cambio chiaro di conduzione della partita economica, prima ancora che politica della regione. E questa questione dell'assessorato alla sanità, se è confermato ancora un uomo di Formigoni, sarebbe pesantissima. Nel PDL ci sono tante anime. Allora, io aspetto Boni al varco. Se questo assessorato finisce a nome di Comunione Liberazione, mi dispiace, sarà battaglia. Lo dico adesso che non abbiamo ancora visto nulla. Ma guarda, io l'amica... Che a me le Sibille Cumane fanno sempre un po' paura. Mm. Le Cassandre. Sì. Allora, sono le 18:15. Sì. Non sono ancora passate 24 ore dalla chiusura delle elezioni. Porre oggi già il problema che se Berlusconi è il padrone... che è Formigoni può dire quello che vuole. Noi avevamo come punto fondamentale che lui non fosse più in regione. Lui non c'è più. Non mi sembra che Formigoni sia il presidente o un segretario di qualsiasi altro partito. Là ci sono 15 leghisti, 11 della lista civica, ce ne sono mi pare 19 del PDL. Il rapporto è di un segretario federale, cioè Maroni, che parla col presidente dell'altro partito, che è Berlusconi, però... Capisce? Io questa cosa qui la posso accettare fra 2, 3, 4 mesi quando iniziano a vedersi le carte.
perché è naturale che ci deve essere una discontinuità, se non avrebbe senso. Vabbè, ma abbiamo mandato. Dillo che non è difficile. Ho firmato le dimissioni per mandare a casa Formigoni. Cioè io sono fra quelli. Bene. Benissimo. Perché piacere. C'è stata la questione dell'Andrangheta, tuttora, però ho firmato. Mi fa piacere. Abbiamo detto, me lo ricordo Formigoni, mentre noi votavamo le dimissioni, che era lì che diceva con la Lega basta, tutto il resto, e gli è toccato inghiottire il boccone. Perché ne ho inghiottiti tanti e adesso è toccato lui. Però da qui a dire che Berlusconi no, ragazzi, per 100.000 voti non batte, ancora 100.000 voti e batte il PD, e batte la coalizione di centrosinistra alla Camera. Sì, sì, però stiamo qua, perché lo sai che su questa questione ovviamente per tutto quello che è successo siete sotto tiro. Non potete sbagliare la mossa, te lo dico adesso, in via del tutto amicale, non potete sbagliare la mossa. Ma non, se questa, per caso... non posso sbagliare una virgola, perché altrimenti... No, ma questa è quella sul resto possiamo discutere, questa è quella fondamentale. La sanità, insisto, qui è l'80% del bilancio. Esatto. Ci fermiamo un attimo, così poi rimettiamo insieme le idee e ci rilanciamo nel secondo blocco, dopo... e 18, di nuovo in diretta con il Fatto del Giorno, per vedere che cosa cambia nella nuova gestione della la regione Lombardia. Si parla già di poltrone, abbiamo capito, vi hanno detto, nessun assessore formigoniano alla sanità. Melazzini pare che venga confermato, adesso poi non so se Formigoni l'ha voluto, magari, però no. Se è bravo o è formigoniano, cioè voglio dire, basta che sia bravo, no? O la condizio sine qua non. No, ma io non so, purtroppo per fortuna io non sono in questa stanza. Cioè, gioco una partita, ho fatto il militante, ho fatto il consigliere regionale per 13 anni, per cui in questo momento è il segretario federale che deciderà, il presidente, il governatore deciderà cosa fare. Io credo che però Melazzini, io non so se è di CL o tutto il resto, questo qui. Il problema vero è nell'ipotesi, mi sembra che Maroni abbia detto che bisogna smontare il meccanismo anche di nomine e tutto il resto. Perché poi è naturale che tu puoi avere lì il miglior assessore del mondo. Se però la macchina, io non sto dicendo che abbia fatto cose sbagliate e tutto il resto, però è arrivata una revisione. Puoi dirlo tranquillamente, l'ha già detto la magistratura, non dovresti avere problemi. Allora, io dico questo. 20 anni, per me sarebbe stato il quarto mandato questo. In caso di ricandidatura, non ho accettato la candidatura, non mi sono candidato. Io credo che dopo troppi anni all'interno dello stesso ente tu puoi creare la macchina migliore, certo, ma qualcosa, come in tutti i motori, ovviamente, può incrostarsi. Ovvio. Benissimo. Ora, rispetto a questa cosa, penso in una discontinuità che sia più che di politica, di struttura, perché sennò la questione si incanala sempre nelle stesse strade. Lì bisogna dare proprio una rimescolata, certo, a livello di struttura, certo, perché questa qui è la cosa. Certo, sì. Sentiamo lo spettatore, poi però Rizzati, tu, sì, lei voleva... Sì, no, io... Cioè, sentiamo da casa. Allora, su questa vicenda della sanità noi ci giochiamo molto del nostro futuro in regione, ovviamente Davide lo sa, perché quello che è successo non deve più ripetersi, su questo dovremmo concordare tutti quanti a prescindere dalla collocazione. Lui è già aspettando una sentenza della magistratura, sempre. Sì, ne aspettiamo parecchie di sentenze della magistratura. Però dico, le accuse sono vere, non deve più succedere. Davide, su questo ho già concordato, è evidente che la macchina ha bisogno di essere rivista. Certo. Va rivista la macchina della sanità, come va rivisto per esempio l'ALER, tanto se vogliamo introdurre un altro argomento mica leggero, per capirci. Perché il problema di fondo è questo, come si fanno sostanzialmente gli accreditamenti, qual è la quota di fondi che deve andare alla sanità privata e in quale modalità poi viene utilizzata dalla stessa sanità privata. Perché secondo me una delle possibilità di risparmio forte che abbiamo per avere un po' di risorse, perché sennò davvero non si riesce a fare un piffero altro che andare incontro ai bisogni degli esodati, così come reclamava Tommaso, è proprio questo della razionalizzazione della sanità. Certo. Lì puoi fare quelle economie che ti consentono, per esempio, di ragionare di un reddito minimo garantito perché hai perso il lavoro. Certo. Questo è il punto. Pronto? Pronto? Buonasera, come si chiama? Sì, buonasera, mi chiamo Liliana e telefono da Milano. Sì, signora, sono solo della Lega, ma ho votato... Come? Ci dica pure. Sì, buonasera, ho votato, non sono della Lega, ma ho votato Maroni. Volevo sapere se
cambiava qualcosa per i ticket, se riusciva, visto che l'introito del 75% dovrebbe restare a Milano, circa hanno detto, in Lombardia, non a Milano, se cambiava qualcosa per i ticket, se potevano ticket sanitari essere diminuiti. Certo. Grazie signora, un tema di sanità, vedi alla fine si finisce. Ma io credo che... Adesso il 75% che lo ricorderanno ogni giorno. Ma io su questa cosa qui, vede, è come cominciare, Pirone, è come cominciare una partita a pallone. Se tu prometti di vincere la partita, o dai il sangue, perdi e pareggi, se no devi vincerla, perché sennò la gente domani mattina ti chiama e dice ma come, io ho votato te perché io volevo queste cose. L'abbiamo appena sentita. Bravissima. Sì. Allora, rispetto a questa cosa, io credo che il ticket vada abolito sulla sanità. Io sono per questa posizione. Al limite va fatto, va messo in condizione che chi ha di più deve partecipare di più. Però sulla sanità e sulla salute non si scherza per un ragionamento molto semplice. Uno, perché noi abbiamo un'aspettativa di vita che si allunga sempre di più, per cui la gente che una volta, tra virgolette, scusate, sono brutale, moriva, adesso cronicizza, cioè, alcune malattie. Però tu non è che puoi mettere sulla schiena di uno perché gli è venuta quella malattia lì, che per tutta la vita deve pagare tutto quanto. Perché io sono per l'abolizione per quanto il più possibile. Al limite per una compartecipazione, però delle fasce più ricche. Cioè, prendo l'esempio, Luca Cordero in Montezemolo, che non abita a Milano, che così uso. Così almeno, ecco, non, non è che è bravissimo, è uno che se tu gli fai pagare anche il ticket 100 euro, bravissimo, non è che questo qui crolla, però tu non puoi fare, cioè devi farlo proprio nei livelli più estremi, cioè dare una compartecipazione maggiore rispetto alla spesa sanitaria, questa è la cosa, il resto dei ticket vanno eliminati. Sì, questa... okay. Con un'educazione però, perché sennò uno non è che... Perché io mi ricordo mia nonna, e chiudo sempre la sera, mia nonna diceva che il medico era bravo perché gli riempiva il ricettario. No. No, perché sennò... Rizzati, non pensi di scantonare il problema della sinistra? No, figuriamoci. Avete combinata una grossa. Figuriamoci. Avete innescato un processo all'interno della sinistra. Uno solo? Uno, tanti. Tanti perché adesso il PD è diviso, c'è un dibattito interno, si discute... sul fatto che se ci fosse stato Renzi forse le cose non sarebbero andate così. Ovviamente Rizzati non è d'accordo. Sentiamo Pizzul che cosa dice in proposito, certo. E poi sentiamo i nostri ospiti. Il dato della sconfitta probabilmente è il fatto di non essere riusciti a raccontare fino in fondo un'idea di Lombardia nuova, affidabile per tutti i lombardi. La sensazione è che ci fosse un profilo adeguato da parte del candidato Ambrosoli, è mancata un po', se vogliamo, anche la parte dei partiti, perché i partiti si sono un po' nascosti dietro ad Ambrosoli e forse per la Lombardia più profonda questo non è stato il messaggio giusto. E questo disamina, che, con cui si può essere d'accordo o discordare, però ha una sua verità, perché oggi guardavamo i dati e nelle città, non parliamo di città e provincia, nelle città Ambrosoli è sempre arrivato primo, cioè, ha battuto Maroni. Dopodiché nelle valli, nelle province, nei paesini sperduti, dove lui probabilmente o non è conosciuto e non è riuscito ad andare perché aveva un mese di tempo e qui... bisognerebbe innescare un processo sulle primarie, certo. Ha perso, sì. Rizzati. No, però Pirola, ma guardi, allora, siamo curiosamente in una sorta di riedizione di una grande pagina di politica scritta da Mao Zedong negli anni 50 addirittura, che parlava dell'assedio delle città da parte delle campagne. E qui è la stessa cosa. La politica sostanzialmente, la politica organizzata, i partiti, Pizzul si lamentava della scarsa presenza dei partiti, ma guarda, non c'è da lamentarsi, c'è da constatare che i partiti, a parte qualche sussulto della Lega, sul territorio ormai non ci sono più. Questo è il dato di fondo, quindi è evidente che nelle città dove c'è comunque un contesto più organizzato e funzionale, le cose, diciamo così, anche della partecipazione funzionano meglio, c'è meno presenza dei partiti, però c'è società organizzata che interviene, fa, propone. La grande spinta che ha portato alla vittoria di Pisapia è stata quella roba lì. Poi dopo, cosa succede nelle sperdute valli, cosa succede nelle grandi periferie, cosa succede nelle province, lo verifichiamo. La gente purtroppo si ancora a modelli culturali e politici precisi. Il radicamento dell'autodifesa scatta, non teniamo mai conto del fatto che questo paese ha vissuto in questi giorni, l'ha vissuto nell'anno passato, ma in questi giorni si è fatta la ratifica di un vero e proprio terremoto che è successo nella nostra società. La gente chiede, e l'ha fatto in modo
clamoroso col voto a Grillo, e lo chiede anche nell'autodifesa, chiede sostanzialmente il fatto di essere appunto tutelata da questa ondata di distruzione economica che il nostro paese ha subito. Se non si capisce questa roba qui, Bersani, l'ho sentito ieri alla conferenza stampa, ha detto esattamente questa cosa qui: la gente va tutelata dalle politiche assolute e assurde del rigore. L'ha detto adesso, se l'avesse detto 2 mesi fa non sarebbe finita così, perché non ci sarebbe stato quel voto Grillo e anche la gente delle province lombarde avrebbe avuto forse un po' più di respiro, perché avrebbe capito che c'era uno che ha capito qual è il problema vero. Invece purtroppo Bersani non l'ha mai detto in campagna elettorale, perché doveva fare il filo Monti, e adesso l'ha tirato fuori adesso, che è preso dal bisogno di in qualche modo inglobare i grillini. Esatto, è stato preso dal bisogno di inglobare i grillini. Cioè, bisogna essere credibili in politica, o le cose le dici sempre, se no davvero non sei credibile. Io non sono stupito del fatto che nella provincia profonda, che ha un radicamento minimo come la Lega, ottenga dei risultati. Io non sono stupito di questo. Mi arrabbio col fatto che un centro-sinistra è sparito dalle grandi periferie. Questa è la cosa che mi fa sentiamo lo spettatore, e poi sentiamo anche la disamina di Boni, che secondo me si è fatto un'idea. Ehi, altro che... Pronto? Pronto? Non c'è, quindi l'idea se la dice adesso. Pronto? Ah, pronto? Sì, eccola. Tanchino. Pronto? Subia. Pronto? Buonasera, ci dica. Buonasera. Senta, signor Boni, sì. Guardi che nella mia zona, dove c'è la cinta del parco, c'è scritto prima il nord, sì. Ma quel buon tempone c'è scritto sopra prima i dollari e poi i, come si chiamano, Luigia? Insomma, quelli che, i diamanti. Ah, una. Mi sembra che sia un po' preoccupato. Chi? Perché c'è già dei problemini e bisogna chiamare, bisogna non dare i ticket. Io le dico una cosa sola. Mi dica. Guardi di togliere sul dove c'è l'impegnativa i costi che voi avete messo, formigoni. Perché è una vergogna che uno che è ammalato veda cosa spende dei costi. Ecco, questa è una buona proposta per lei. Bene. Grazie. Grazie. I costi della politica. I costi della politica? Sì, secondo me bisogna abbassare i costi. Fermi. Se non ho capito, no, è la sua quello. Sanità e sulle prenotazioni. No, guarda, era sulle prenotazioni il suo problema, perché da quello che ho capito dovrebbe essere una persona anziana che ovviamente io ho capito i costi i costi sì delle prenotazioni era ancora un problema sanitario ma perché tanto per darvi due conti poi siamo in chiusura sì al volo per i costi della politica se noi togliessimo tutte le dotazioni ai consiglieri regionali risparmieremmo 5 milioni di euro all'anno in regione no, questo per dare la misura su un bilancio di 27 miliardi cioè, sono tanti, sono pochi, li stiamo tagliando. 5 l'Italia. Milioni, 27 miliardi. Cioè, con 5 milioni non credo che fai molte, no. Non togli ticket, no. Perché costa 300 milioni di euro. Però puoi innescare con la politica benissimo. Di cui parlavi. Sulla questione della sinistra, ma guardi, io non vado in casa degli altri. Mentre noi abbiamo firmato un programma col PDL, abbiamo riassegnato questa cosa qui, mi sembra che la sinistra abbia, alcune parti della sinistra hanno più subito. Che fatto? Perché Ambrosoli di tutto ha parlato via che di sinistra. Io voglio dire soltanto questo. Una volta si diceva di qualcosa di sinistra. Ambrosoli secondo me non era l'uomo, era un po' anche un po' monarchico, cioè era tante cose, ma siccome era tante cose, secondo me loro elettorato. Vuoi che giro il coltello ulteriormente no. Nella piaga? In chiusura e poi basta. Rapidamente, pensa che Ambrosoli invece si è dimostrato nei fatti molto più di sinistra di Bersani, perché lui ha accettato qui un centro-sinistra compiuto dai moderati ai comunisti, cosa che Bersani non ha fatto, e si ritrova nel guano adesso perché ha rifiutato il misero ma importante 2% che Rivoluzione Civile poteva tranquillamente portare a centrosinistra. Ma d'altronde tu avevi Bersani che era impegnato a smacchiare i Jaguari. Sì, no, più che altro inseguire Monti. Oggi parlando di nazionale, perché è importante anche quello, bisogna dire la sintesi. Oggi Grillo no a fiducia a un governo Bersani. Sì, uno già parla di passera... Ma Presidente del Consiglio. Le mosse di Grillo purtroppo sono scontate e sono mosse, purtroppo lo dico a tanti telespettatori che hanno votato per Grillo, che sanno
puzzano di autoritarismo, attenzione, perché il via tutti che arriviamo noi, l'ho già sentito nelle epoche dittatoriali, non voglio nel mio paese, in democrazia, che la gente scappi dalle proprie responsabilità. Grillo ha preso il consenso, per governare, non per mandare via gli altri, tutti gli altri. Dica cosa vuole, in Parlamento ci sono forze politiche disposte ad ascoltare e a ragionare, perché parliamoci chiaro, o si trova un accordo, o questa legislatura non comincia nemmeno. Anche perché Davide Boni, di solito tu entri in politica, non tu, uno entra in politica per combattere il sistema, però poi quando sei dentro il Parlamento fai parte del sistema, quindi devi scendere, non a patti, però per fare delle richieste devi avere, cioè la politica, se ti presenti alle elezioni ti presenti per governare, la forma è sostanza e devi andare anche ai compromessi, allora, giusto o no? O tu fai una rivoluzione armata e ribalti il sistema. No, quella non è democrazia. No, beh, ho capito, ma io vado sul discorso di Rizzati, che è un uomo di sinistra, ma di sinistra estrema. O se no, se entri e vuoi giocare. Sei tu un primo, se vuoi giocare con le regole. Un po' di memoria giocare, ce l'ho. Guardi, io sono uno che quando è andato per la prima volta a 31 anni a fare il presidente della provincia pensava di battere moneta a Mantova. E poi? Ma la legge non te lo permette, per cui fai cose che da una parte hanno una colorazione leghista, ma quando tu devi mettere a posto una strada o una casa, non c'è una dieta di sinistra o di destra. Non c'è una buca di sinistra. Bravo. No, devi metterla a posto. Devi riempire la buca della strada. Questa è la cosa. Grazie a Francesco Rizzati, del Partito dei Comunisti Italiani. Grazie a Davide Boni, esponente della Lega Nord. Grazie a voi. Subito dopo la sigla, l'incontro con la CISL. Oggi parliamo del nuovo 7.30, quindi state con noi, con Vincenzo Vita, responsabile del CAF CISL Lombardia. Dopo. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.